faccio sempre a Marco, anche quando l'ho conosciuto, come faccio a sapere se un caffè è buono? Ah, sicuramente deve dall'aspetto, il primo aspetto è visivo e olfattivo. Oh, quella quindi questa bella crema chiara, deve giusto? La crema chiara o scura dipende dalle tipologie di caffè, quello non è detto, ma la crema è fondamentale perché la crema è il tappo degli aromi. Se ti portano un espresso senza crema, hai già gli aromi che sono volatilizzati, quindi la crema, la prima cosa è il tappo degli aromi. Poi le creme hanno diverse caratteristiche, secondo se è un caffè di pura arabica, secondo se è un caffè di robusta, con dentro della robusta, più o meno robusta, e a seconda se il caffè è stato estratto bene. Ovviamente. Va bene, allora direi di riprendere la nostra puntata e di insegnarci qualcosa in più. Va bene. Oggi ho scoperto altre novità sulla qualità del caffè, di cui a scuola non avevo parlato, o comunque ne avevo parlato poco e sono riuscita ad approfondire l'argomento riguardo all'arabica. Visitare questa azienda e vedere appunto il loro metodo di confezionamento delle cialde e delle loro macchine è stato molto interessante, perché le cialde, le macchine per le cialde, è un argomento che non conoscevo bene, ma che ho potuto conoscere meglio, approfondire e essere più informato comunque per ciò che è il mio mestiere. Grazie Marco dell'invito, oggi seconda puntata, secondo tutorial sul caffè. Qual è la lezione di oggi? Direi di fare una lezione sulla differenza tra il caffè arabica e il caffè robusta. Conoscete le differenze tra un caffè d'arabica partendo da dove cresce innanzitutto a livello altitudine? A livello di altitudini, un caffè arabica cresce tra gli 800 e i 1200 metri sul livello del mare. Anche qualcosina di più in alcuni casi, però direi di sì, molto bene. E un caffè robusta? Non ricordo. Robusta invece è molto più collinare, intorno ai 200 metri. Quindi una robusta cresce in collina e una arabica in montagna sostanzialmente. Seconda domanda, quanti cromosomi ha un caffè di arabica e quanti cromosomi ha un caffè di robusta? Non lo so. Il cromosomo è il DNA di un caffè sostanzialmente. L'arabica e la robusta, noi lo vediamo come chicco di caffè, ma è un chicco completamente diverso. L'arabica ha 44 cromosomi, la robusta 22. Se potessimo fare un paragone, adesso speriamo che non ci critichino, però se l'arabica sta alla persona umana, la robusta sta alla scimmia, più o meno. Questa è la verità. Assolutamente sì. Altra caratteristica, caffeina. Mi dite qualcosa tra l'arabica e la robusta? Stessa quantità di caffeina? Non saprei. La robusta contiene più caffeina. Bravissima! L'arabica contiene metà caffeina rispetto alla robusta. La robusta ha il doppio di caffeina rispetto all'arabica. Questa è un'altra caratteristica importante. Quindi, crescita in alta montagna o pianura, arabica metà caffeina rispetto alla robusta. Caratteristiche del chicco, andiamo sui sentori, che è più interessante forse. Andiamo sulle caratteristiche, su altre caratteristiche. Un caffè di pura arabica, che caratteristiche mi dà in tazzina? E un caffè di robusta, che caratteristiche mi dà in tazzina? Lo sapete? Un caffè di arabica dovrebbe dare un sapore più leggero, con un retrogusto acidulo, mentre un caffè di pura robusta dovrebbe dare un sapore più corposo e più amaro. Sono d'accordo. Ok, diciamo che è abbastanza vero, nel senso che un caffè di robusta, la robusta è tendenzialmente, proprio anche al fatto del DNA, è tendenzialmente un caffè amaro, solo amaro. Se io provo una robusta del Brasile, una robusta del Vietnam, una robusta del Guatemala, tendenzialmente io provo un caffè che è amaro. Quindi questa è la prima caratteristica. E è vero, viene messa nelle miscele la robusta per dare un pochino più di corpo al caffè. L'arabica, che è un caffè più pregiato, ha un gusto più acidulo, però l'arabica ha una grande caratteristica che
ho due aromi, l'acido e l'amaro, e questa combinazione, a seconda dell'origine dell'arabica, mi permette di sprigionare tantissimi sentori, ciliegia, agrumato, cacao, cioccolato e così via, mentre la robusta non sprigiona questo. Ultimissimo tema sulla schiuma o crema: che caratteristiche mi dà in tazzina l'arabica e che caratteristiche mi dà in tazzina la robusta nella crema? Il colore. No. L'arabica ha una crema molto più, con una trama molto più fine, e se lo lascio lì si assottiglia, mentre invece la robusta, parlo di schiuma perché poi dopo mi collassa anche un po' a vulcani, no? Mi si apre adesso, molto più. Sai che adesso capisco? E lo senti, lo vedi, lo vedi. Mi viene in mente la differenza. Una rimane questa bella cremina che sembra quasi panna, no? Esatto. Bella. Poi e l'altra invece fa le bollicine. Fa le bolle e fa i crateri sostanzialmente. Poi il colore, diciamo che sì, un caffè di robusta tendenzialmente più scuro sostanzialmente, l'arabica è un pochino più chiaro, anche se poi anche lì a seconda dell'arabica posso avere una colorazione più sul nocciola oppure un pochino più scuro. Marco, qual è il caffè più costoso? Vai sempre troppo avanti, te lo dico alla prossima puntata. Alla prossima.